Marina ed Antonio forse avevano deciso di andarsene insieme in una giornata di fine estate, quando difficilmente qualcuno avrebbe notato la loro assenza. Proprio qui, in questa casa situata al piano terra di una palazzina di Acilia, dove avevano vissuto insieme per oltre 25 anni. Cosa è accaduto in questa casa? Alcuni giorni fa, nei pressi di Ostia Antica, lungo gli argini del fiume Tevere, un runner nota un uomo in stato confusionale. Accanto a lui la sua autovettura, all'interno il tubo di scarico del gas. Immediato l'arrivo dei carabinieri. Ma quando giungono sul posto di Attilio Di Rocco, 65 anni, pensionato, non ci sono più tracce. L'uomo, così come riferito dal runner, probabilmente si è addentrato nel canneto. Dall'autovettura i carabinieri risalgono alle sue generalità e all'indirizzo di casa. All'interno una terribile scoperta, l'odore forte di gas ha invaso l'appartamento, porte e finestre sono completamente sigillate, sul letto il corpo di una donna ormai privo di vita. Si tratta di Marina Santoro. Da una prima ricostruzione, oggi al vaglio degli investigatori, i due avevano deciso di togliersi la vita. L'uomo, non raggiungendo il suo intento, avrebbe prima ucciso con un corpo contundente la compagna, poi a bordo dell'automobile si sarebbe allontanato da qui. L'uomo ha forse avuto ripensamento o ha deciso di togliersi la vita lasciandosi cadere nelle acque del Tevere?